Allora, nel libro della Sapienza, la prima lettura che abbiamo fatto, c'è un invito ad onorare il padre e la madre, così come è nel quarto comandamento. E oggi cominciamo con una domanda. Ma perché bisogna onorare il padre e la madre? Una domanda difficile. Perché secondo voi dobbiamo onorare il padre e la madre? Perché sono buoni con noi? No, non semplicemente per questo, infatti hanno subito fatto così con la testa. Perché certe volte ci fanno arrabbiare, e allora perché li dovremmo onorare? Solo perché fanno i bravi, non lo fanno? Perché? Perché noi dobbiamo onorare il padre e la madre, ed è una cosa così importante che Dio lo ha messo nei comandamenti. È un discorso un po' complesso. Non è certamente perché sono buoni, perché sono bravi, magari sono anche, ogni tanto, no? Però non è semplicemente per questo. Non è per un gioco di compiacenza. C'è qualcosa di più. Vi racconto una storia. C'era una ragazza, una storia che si può raccontare perché questa ragazza ce l'ha raccontata quando siamo andati a Medjugorje. Questa ragazza aveva un grave dramma. Era stata abbandonata da piccola dalla mamma. Cosa peggiore che ci possa capitare. La mamma, che è quella che ti dà la vita, poi ti abbandona. E lei per tutta l'adolescenza, anche se aveva una mamma nuova, a cui era stata affidata, ha sempre avuto nel cuore questo desiderio di conoscere sua mamma. E ha iniziato le sue ricerche. In qualche modo è riuscita a scoprire dove abitava, è andata in questa città, è andata a casa sua e ha visto la mamma. E gli ha detto: io sono la tua figlia, Angela. Di fronte a questo, la mamma ha detto: a me non interessa niente di te. È stato per lei un grande trauma, perché tutto quel desiderio di attesa era stato frustrato in una maniera impensabile. Una mamma che ti porta al mondo e ti dice: io non voglio sapere niente, non ho niente a che fare con te. Allora da quel giorno lei è caduta in una sorta di depressione. È stata aiutata da alcune amiche ed è andata a vivere a Medjugorje, dove viveva un gruppo di amici. Un giorno, beh, lei ormai non credeva più in niente, non ne voleva sapere più di niente, si stava lasciando andare. E poi un giorno, ad un momento in cui la Madonna si è presentata ad una veggente, la Madonna ha detto a questa veggente: guarda, in quella casa tal dei tali c'è una ragazza che si chiama Angela, vagli a dire che d'ora in poi sarò io la sua mamma. E questa veggente è andata e ha parlato ad Angela. Lei è rimasta stupita perché non sapeva ovviamente niente di tutto questo, e da quel giorno è iniziato un cammino di conversione, un bel cammino, soprattutto di perdono. Ecco, anche se la mamma ti ha abbandonato, nel tuo cuore tu hai sempre un desiderio di ritrovarla. C'è un desiderio di ritornare all'origine, di capire da dove arrivi, chi è la tua mamma, chi è il tuo papà, chi sono i tuoi nonni. Questo desiderio di origine è dentro il cuore dell'uomo. Allora attenti, nei comandamenti Dio dice: onora il padre e la madre.
emette questo comandamento come quarto comandamento. Ed è il quarto comandamento un crocevia tra i primi tre che si riferiscono a Dio e gli altri che si riferiscono agli uomini. I primi tre comandamenti, non sapete, c'è il Signore Dio tuo, non ti farei degli idoli, ricorda di santificare le feste. Questi tre riguardano la divinità. Poi c'è onora il padre e la madre. Dopo c'è non uccidere, non dire falsa testimonianza, eccetera, eccetera. Tutto quello che riguarda gli uomini. Allora, onora il padre e la madre sta lì perché è un crocevia fra la tua origine e la tua relazione nel mondo. Dov'è la tua origine? La tua origine è in Dio. Attraverso Dio tu sei venuto nella storia grazie a un papà e una mamma. Cioè, se tu sei qui è perché un papà e una mamma si sono uniti e hanno dato la tua vita. Allora, tu partecipi di un disegno più grande di te, perché quel disegno ha origine in Dio attraverso il papà e la mamma. Per questo devi onorare il papà e la mamma, perché fanno parte di un disegno più grande di te. L'altro giorno ho visto un film, l'abbiamo visto insieme con Don Valerio e Don Marco, e ci siamo interrogati molto. Lo daremo certamente come cineforum. Il film si chiama Non lasciarmi e tratta di un problema nuovo, dei bambini che non nascono da un papà o una mamma. Questi bambini sono bambini nati in provetta, clonati da una persona. Discorso un po' difficile, però interessante. Si è formata una scuola dove ci sono tutte le clonazioni di altre persone. Questi ragazzi serviranno solamente per sopperire alle malattie delle persone da cui sono stati clonati. E l'idea interessante è che questi figli non hanno un'origine. La loro disperazione, il loro urlo, dopo c'è un ragazzo che l'esprime in maniera bellissima, continua a urlare, un urlo inquietante, un po' come l'urlo di Munch nel dipinto, che dice: ma da dove arrivo? Perché se uno non sa da dove arriva, se non sa chi è il padre e la madre, come ha fatto ad arrivare qui? È una disperazione, è una disperazione. A noi, per noi sono fondamentali le origini, per questo vengono custodite nel comandamento. Onora il babbo e la mamma, ma vuole anche dire onora il nonno e la nonna, onora il bisnonno e la bisnonna, perché sono tutte le catene che ti hanno portato alla vita, sono la tua origine, ti riportano a Dio. Per cui è fondamentale per i figli onorare il padre e la madre, perché si proiettano alle origini. Per i genitori invece è la rovescio, è il rovescio. I genitori, che sono l'origine dei figli, invece devono lanciare i figli verso il futuro. Quindi li devono liberare, cioè non devono fare in modo che quell'idea di origine sia un'idea di proprietà. Questi sono i miei figli, non sono i tuoi figli. Il percorso è quello di liberazione. Allora c'è una bella poesia di Gibran, pare, che dice: il padre e la madre bravi sono quelli che tendono molto l'arco per far partire la freccia più lontano. Quindi i genitori devono essere capaci di liberare i figli, di non farli
loro proprietà, di non fare in modo che siano una loro proiezione dei loro bisogni, di tutto quello che è la loro persona. Li devono liberare per il disegno che Dio ha. Quindi i figli riconoscono nei genitori l'origine, ma i genitori devono essere bravi a guardare nei figli il futuro, il destino. Ecco, se i figli sono così e i genitori sono così, la famiglia è veramente bella. E allora, esempio sono Maria e Giuseppe. Maria e Giuseppe sono la testimonianza di tutto questo. Attraverso Maria e Giuseppe Gesù ha letto il mistero a cui gli apparteneva. Era il mistero di Dio, che apparteneva e gli apparteneva perché Maria riceve in dono il figlio. Non arriva così quel figlio, arriva attraverso Maria. Allo stesso tempo Maria e Giuseppe, Giuseppe in modo particolare, lo libera, perché sa che non è figlio suo. Quindi lo educa e lo lancia in una prospettiva di libertà. Ecco, questi sono i nostri esempi, se seguiamo loro diventeremo bravi figli e bravi genitori.